Buonasera, elevare almeno 5 contravvenzioni ogni giorno. Questo quanto prevede un progetto destinato alla Polizia Municipale di Imperia e approvato dalla giunta guidata dal sindaco Carlo Capacci. Il progetto è relativo ad un piano di sicurezza cittadino, ma il numero minimo di multe appare perlomeno assurdo. I servizi. Un tempo si diceva che leggi e regolamenti vanno sempre applicati usando comunque il buon senso. Oggi, a quanto sembra, almeno a Imperia, prevale la logica dei numeri, delle statistiche e soprattutto del fare cassa. Lo dimostra il progetto rivolto alla Polizia Municipale di recente approvato dalla Giunta, guidata dal sindaco Carlo Capacci, che fra le altre cose dispone che ogni vigile faccia almeno 5 contravvenzioni al giorno. Il progetto prevede controlli sui veicoli, sul rispetto dei limiti di velocità, sui transiti delle zone a traffico limitato e sul conferimento corretto dei rifiuti. Tutti argomenti più che condivisibili, se non fosse per quel minimo quotidiano di multe da raggiungere per rientrare nei parametri previsti dallo stesso progetto. Un'assurdità e, per come la vediamo noi, anche una mancanza totale di rispetto verso i cittadini che già quotidianamente a Imperia devono lottare contro la carenza di parcheggi e di servizi di ogni genere, a cominciare dalla raccolta dei rifiuti. Se questa è l'idea di sicurezza urbana dell'amministrazione comunale della Polizia Municipale di Imperia, ci permettiamo di dire che non la condividiamo affatto, così come molti cittadini che sulla questione hanno attirato l'attenzione della nostra redazione. Gli immigrati ospitati nell'ex caserma forestale di Baiardo, che hanno portato alle dimissioni del sindaco Iose Littardi, sono tutti clandestini. La denuncia arriva dal capogruppo in consiglio regionale della Lega Nord, Alessandro Piana, che si è recato nel paese dell'entroterra sanemese. Sentiamo. Piano, allora si è recato a Baiardo per verificare di persona questa situazione dopo il caos che è scoppiato, diciamo la verità, con le dimissioni del sindaco per la vicenda profughi. Allora, che succede a Baiardo? Quali sono i risultati di questa sua visita? Cosa ne porta? Io avevo sentito il giorno prima il sindaco Iose Littardi e gli avevo manifestato la mia solidarietà a lui e a tutta l'amministrazione, compresa la minoranza, per le loro dimissioni e avevo promesso a lui, mi ero anche promesso a me stesso, di recarmi sul posto il giorno dopo per accertarmi di persona di come in realtà stessero i fatti. E abbiamo parlato prima a lungo col sindaco, mi ha evidenziato tutta una serie di problematiche anche dal punto di vista comunicativo che ci sono state con la prefettura e lui difficilmente è riuscito a veicolarle ai propri cittadini. Dopodiché ci siamo recati sul posto per renderci conto anche di persona di come era la struttura, di come erano allocati questi clandestini, perché a tutti è stato riconosciuto lo status di clandestini, nessuno di loro è un profugo che fugge da guerre o altro, carestie, ma sono tutti 29 dei clandestini e infatti al più presto si provvederà ad espatriarli. Ecco, ma la prefettura si era impegnata a diminuire il loro numero. La prefettura all'inizio aveva parlato di 10-12 unità, successivamente sono state portate sul territorio di Baiardo circa 29 persone. 29 persone per una comunità di 150 anime che vive tutto sommato per la maggior parte dell'anno di olivicoltura e un po' di turismo durante i mesi estivi vuol dire circa il 25-30% della popolazione. Ecco, ma è vero che c'è anche un po' di rabbia perché questa ex caserma della forestale dove ci sono quelli che lei definisce clandestini, insomma, questi stranieri ospitati, in passato era stata chiesta dall'amministrazione se volevano fare dei progetti e non ha mai potuto essere utilizzata. Esatto, e mi diceva il sindaco Iose Littardi, peraltro persona di gran buon senso, come lo sono la maggior parte degli amministratori e dei sindaci della nostra provincia, indipendentemente dal colore politico, perché io non gli ho neanche chiesto quale fosse la sua simpatia politica, ma mi sono recato sul territorio del suo comune, indipendentemente da questo. Mi diceva che in passato l'amministrazione comunale di Baiardo aveva chiesto una serie di delucidazioni a riguardo e aveva fatto anche delle proposte per questa struttura. Voleva farla rientrare in un discorso di albergo diffuso, dopodiché aveva chiesto dei fondi alla regione per poter fare un ostello della gioventù, perché essendo un piccolo borgo di montagna, forse uno dei più alti della nostra regione Liguria, 900 metri, è uno dei pochi comuni veramente alpini che abbiamo in Regione Liguria, quindi fare una sorta di ostello della gioventù,
E poi aveva chiesto anche se era possibile avere la caserma dei carabinieri invece che a Ceriana a Baiardo, perché forse era un po' più baricentrica al territorio. Gli è sempre stato risposto di no, fino a una settimana fa, quando questa struttura, peraltro bellissima, è stata individuata come alloccamento di 29 immigrati clandestini. A Diano Marina arriva la TASI, tassa sugli immobili in precedenza mai applicata. Lo ha deciso a maggioranza il Consiglio Comunale per far fronte ai tagli di fondi da parte del governo. Vediamo. L'amministrazione comunale di Diano Marina per la prima volta ha applicato la TASI, tassa amministrativa sugli immobili per i servizi indivisibili, con un'aliquota del 2 per 1000 sulla prima casa. La decisione è stata presa in consiglio comunale con i voti della maggioranza. Il sindaco Giacomo Chiappori e l'assessore al bilancio Luigi Basso hanno spiegato che la tassa ha dovuto essere introdotta per far fronte ai nuovi tagli ai comuni disposti dal governo, che per Diano Marina significheranno avere a disposizione 900.000 euro in meno. I dianesi dovranno pagare in media circa 230 euro per ogni prima casa, con un introito per le casse comunali di oltre 400.000 euro. Chiappori in consiglio comunale, senza mezzi termini, ha definito la nuova tassa una cosa schifosa e ha accusato il governo di aver derubato i comuni. Il presidente della regione, Giovanni Toti, è stato eletto vicepresidente della conferenza delle regioni e delle province autonome. Sergio Chiamparino è stato confermato presidente. Toti ha assicurato il massimo impegno, sottolineando che si tratta di un ruolo di grande responsabilità. La Commissione europea ha risposto alle eurodeputate del Partito Democratico, Renata Briano ed Elena Gentile, che in una interrogazione scritta avevano chiesto un intervento europeo per l'adozione di un salario minimo. Una misura efficace per sostenere la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie in un'ottica di maggiore uguaglianza e coesione sociale. Interrogata sulle misure che intende adottare, la Commissione europea ha risposto partendo dal presupposto che la competenza sull'adozione di un salario minimo è dei governi nazionali dell'Unione. Nel contempo, però, ha dichiarato di essere impegnata nell'incoraggiare costantemente la promozione di salari dignitosi e sostenibili in seno agli Stati membri. Briano e Gentile hanno quindi sollecitato il governo italiano a seguire le indicazioni europee. Resta attivo in Liguria il saldo fra chiusure e aperture di imprese nel primo trimestre del 2015. In calo i fallimenti, lo dicono i dati di Unioncamere. Vediamo. Tra aprile e giugno in Liguria il saldo tra iscrizioni e cessazioni di imprese resta attivo con un più 693 unità, anche se in lieve diminuzione rispetto allo stesso trimestre del 2014. I dati migliori riguardano i settori di costruzioni, noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporti alle imprese. Negativo invece il settore del commercio con meno 77 unità, il trasporto con meno 43 e l'agricoltura con meno 28 imprese. Dal punto di vista delle forme giuridiche adottate dalle imprese spicca il contributo delle imprese individuali, un dato che si può anche ritenere legato a chi, non trovando lavoro, prova a far da sé rischiando direttamente. Le imprese guidate da donne salgono in tutta la Liguria, tranne che in provincia di Imperia, dove invece diminuiscono di 4 unità. Nel secondo trimestre 2015 le aperture di procedure fallimentari in Liguria risultano essere 83, in calo del 14,4% rispetto allo stesso periodo del 2014. Commercio e costruzioni, i settori più colpiti. In Liguria spicca in negativo Savona, dove i fallimenti, contrariamente alle altre tre province, sono aumentati. Lo dicono i dati di Unioncamere Liguria. Serie di controlli la scorsa notte al parco urbano di Imperia da parte di squadra volante e polizia stradale. Gli agenti hanno identificato numerose persone, levando 9 sanzioni, facendo rimuovere 5 veicoli che risultavano abbandonati e privi di contrassegno dell'assicurazione. La posizione di 2 stranieri è al vaglio della questura. I militari della Guardia di Finanza di Sanremo hanno individuato nella città dei Fiori un terrazzo dove erano state piantate 28 piantine di cannabis indica e l'occupante dell'immobile era un sanremese, già noto per precedenti specifici che dopo alcuni appostamenti è scattato appunto il blitz che ha portato al sequestro delle piante e di 6 grammi di hashish. Il responsabile è stato denunciato a piede libero. Sempre i carabinieri della compagnia di Sanremo ieri sera hanno arrestato un tunisino di 27 anni, ritenuto responsabile del reato di tentata rapina ai danni di una 52enne sanremese. La donna stava passeggiando tranquillamente in prossimità della Galleria Francia a Sanremo
quando all'improvviso è stata immobilizzata da un uomo che ha cercato di tenerle ferme le braccia e sottrarle il cellulare che aveva in mano. Non riuscendo nell'intento, ha quindi cercato di strappare la borsa che la vittima aveva a tracolla, ma la donna ha opposto forte resistenza ed ha urlato chiedendo aiuto alle persone poco distanti, causando la fuga del rapinatore. Immediato l'intervento dei carabinieri che poco dopo, grazie anche alla descrizione fornita dalla vittima, hanno bloccato il tunisino. Il giornalista Alberto Guasco è stato aggredito a pietrate nella zona della Pineta a ridosso del confine italo-francese di Ponte San Ludovico, dove hanno stanziato a lungo i migranti che cercavano di passare il confine. Ora i migranti si sono spostati appunto dalla scogliera alla Pineta a ridosso dei Balzi Rossi, ma ad aggredire Guasco sono stati gli esponenti dei centri sociali che non hanno gradito la presenza del cronista. E quindi a Alberto Guasco va anche la nostra solidarietà. E dopo Mauro Feola, Diano Marina si appresta a dare l'addio a Marco Trevia, l'imprenditore albergatore di 42 anni, figlio della nota famiglia di albergatori del Golfo. I funerali di Trevia, stroncato da un malore mercoledì scorso, saranno celebrati domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate. Noi ci fermiamo per qualche istante, ci sentiamo tra poco. Rivelata la data della prossima edizione del Festival di Sanremo, la Kermesse Canora si svolgerà infatti dal 9 al 13 febbraio, con una settimana di anticipo rispetto agli anni precedenti. A soli 5 mesi dal Sanremo 2015 si lavora già per la prossima edizione del Festival ed è probabile che dopo le vacanze estive il sindaco Alberto Biancheri vada a Roma per incontrare i dirigenti RAI per confrontarsi sul futuro di Area Sanremo. Dopo la convalida di Carlo Conti alla direzione artistica e alla conduzione del Festival di Sanremo, ecco le date della prossima kermesse. La gara Canora si svolgerà dal 9 al 13 febbraio con una settimana di anticipo rispetto agli anni precedenti. Quindi a soli 5 mesi dal grande successo di Sanremo 2015 si lavora per la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Alla conduzione Carlo Conti, che ha avuto il coraggio di rimodernare una delle più importanti manifestazioni del panorama musicale. Conti ha deciso di dedicare per il 2016 uno spazio alle nuove leve, introducendo una serata loro interamente dedicata prima dell'inizio ufficiale del festival targato numero 66. Sembra proprio che i giovani che avranno avuto accesso alla selezione finale si esibiranno in una diretta televisiva su Rai 1 e tra loro verranno selezionati i cantanti che avranno la possibilità di calcare il palco dell'Ariston. Questa regola consente di raccogliere attorno a sé un'approvazione ulteriore da parte del pubblico. Le audizioni saranno aperte a tutti coloro che avranno tra i 16 e i 36 anni, con riferimento alla data del 31 gennaio 2016, non iscritti alla manifestazione Area Sanremo edizione 2015 e non aventi preso parte alle precedenti edizioni del festival nella categoria campioni o equivalenti. Una volta verificati i requisiti, la strada per i cantanti non sarà facile. Saranno tre i momenti attraverso cui si arriverà a decidere chi far esibire sul palco del Teatro Ariston. In una prima fase, una commissione musicale presieduta dal direttore artistico e formata da esperti provenienti dal mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale ascolterà e valuterà i brani dei singoli artisti o dei gruppi. Successivamente i 60 artisti scelti verranno chiamati a partecipare ad un'audizione dal vivo su base che si terrà a Roma, a seguito della quale la commissione musicale sceglierà coloro che parteciperanno alla fase di selezione finale. Quest'ultima darà la possibilità ai futuri partecipanti di accedere alla diretta televisiva. Il conduttore toscano dovrà progettare e rigenerare il Festival di Sanremo, grazie al quale con la musica ha già ottenuto un ruolo centrale all'interno della Kermesse Canora, tornata così ad essere un trampolino di lancio per tutti quegli artisti che
desiderano far sentire la loro musica con la speranza di riuscire a ottenere un proprio spazio nel mondo musicale. Non viene escluso quindi che dopo la pausa estiva il sindaco Alberto Biancheri vada a Roma per incontrare i dirigenti RAI per confrontarsi proprio sul futuro di Area Sanremo. Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha nominato Matteo Rosso portavoce regionale, che verrà sostituito nella sua azione da Gianni Plino nel ruolo del suo vice, oltre che dal coordinatore regionale composto dal Alessandro Parino di Savona, Nadia Anselmo della Spezia, Massimiliano Iacobucci d'Imperia. Il presidente di Fratelli d'Italia ha confermato come portavoce provinciali Alessandro Rosson per la Spezia, Emiliano Martino per Savona, Fabrizio Cravero per Imperia, Massimo Spinaci, Alberto Campanelle e Francesco Corleo per Genova città, mentre Augusto Sartori, Livio Ghisi e Alessandro Rivetti per Genova provincia. Davide Armini, parlamentare toscano, è il nuovo commissario ligure del Partito Democratico. La nomina è giunta da Roma e dovrà essere ufficializzata dalla commissione di garanzia. Dopo le dimissioni del segretario regionale del PD Giovanni Lunardon, a seguito del risultato delle elezioni regionali, il partito non era riuscito a ritrovare l'unità e a scegliere un nome condiviso per il nuovo segretario. Ora toccherà ad Armini cercare di ricompattare il PD ligure. Appuntamento con la musica d'autore domani sera in Calata Cuneo ad Imperia. A partire dalle 21.30 si terrà infatti il concerto di Tommy Emanuel e Dodi Battaglia, che vedrà anche la partecipazione del noto chitarrista imperiese Christian Lavernier. L'evento è stato organizzato dall'assessorato alle manifestazioni del Comune. Bene, ora ci occupiamo come sempre dell'autofiori, poi del quadro meteo. Non si incontrano cantieri sull'autostrada dei Fiori nel tratto Savona confine di Stato per permettere una maggiore scorrevolezza al traffico dei vacanzieri che scelgono la nostra regione per le loro vacanze e al traffico consueto del fine settimana. Chi si mette in viaggio può avere informazioni utili attraverso i pannelli a messaggio variabile dislocati su tutto il percorso e che segnalano in tempo reale eventuali ostacoli alla circolazione. Ricordiamo che l'autofiori dispone di personale di pattugliamento e di pronto intervento che opera in sinergia con la polizia stradale durante tutte le 24 ore giornaliere per la gestione di ogni tipo di emergenza. A chi si mette in viaggio si raccomanda comunque la massima attenzione e prudenza. Arpal Meteo Liguria con le previsioni di domani, sabato 1 agosto. Peggioramento delle condizioni meteo, si prevedono precipitazioni sparse in mattinata che andranno intensificandosi dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale di intensità fino a forte, cumulate di piogge tra significative ed elevate. Umidità su valori medio-alti, venti settentrionali moderati localmente forti, il mare mosso localmente molto mosso al largo. La protezione civile segnala un aumento dell'instabilità, dal pomeriggio possibili rovesci o temporali di intensità fino a forte. Dopodomani, domenica 2 agosto, residua instabilità con precipitazioni nelle prime ore della notte in rapido esaurimento. Giornata all'insegna della nuvolosità variabile, non si escludono nel pomeriggio isolati e deboli piovaschi sui rilievi. Umidità su valori medi, venti in prevalenza settentrionali, fino a moderati in attenuazione e rotazione meridionali. Mare da mosso a poco mosso in mattinata sul centro Levante, da mosso a poco mosso in serata a Ponente. E con questo è tutto, grazie come sempre per averci seguito e l'appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata.